Bene, vediamo come fare la stella ninja. Questa stella la puoi anche lanciare o attaccare come decorazione magari all'albero di Natale. La stella ninja si fa con due mezzi fogli. Prendi un foglio quadrato, lo tagli e ottieni due pezzettini. E altrettanto un altro foglio lo tagli e ne fai due pezzettini. Puoi invece allo stesso modo utilizzare proprio due fogli interi. Nel caso dei due fogli interi dovrai fare invece una piega doppia. Praticamente pieghi così, adesso ci arriviamo, vediamo come si costruisce. Allora, questo qua che vediamo è fatto con un, questa è carta normale da un A4 normale di carta 80 grammi, è fatta con metà di questo qua. Questo è fatto con metà e questo invece è fatto doppio, quindi più pesante, utilizzando due fogli interi di carta così. Iniziamo subito con la piegatura. Devono essere piegati uno in un modo e uno nell'esatto contrario. Cominciamo a piegarne uno. Prendiamo, lo pieghiamo così a metà, prendiamo l'altro e lo pieghiamo così a metà. Piegato a metà, andiamo a piegarlo a metà per quest'altro verso. E questo facciamo la stessa cosa. A questo punto uno al contrario dell'altro. Quindi fai molta attenzione perché se ti sbagli qua non ti viene il resto dell'origami. Prendi qua e lo pieghi verso destra. Questo, che è messo nello stesso identico modo, lo pieghi invece verso sinistra. Sembra una cosa semplice, ma se sbagli questo è il verso, tutto il resto del gioco non ti verrà. Quindi, una a destra e una a sinistra. Fatto questo, procediamo con le nostre pieghe. Pieghiamo quest'altro, così. Fatto questo, pieghiamo questo in maniera tale che venga fuori una specie di S. Ok? Abbiamo piegato così. Poi prendiamo questo triangolino e lo riportiamo dentro in questo modo. Quindi lo prendiamo, lo riportiamo dentro, lo prendiamo, lo riportiamo dentro e segniamo. La stessa cosa la andiamo a fare con l'altro. Quindi prima si piega così, poi dopo lo pieghiamo in maniera tale da ottenere una specie di S. Stessa cosa anche di qua. Quindi questo andrà sopra. È tutto semplice, poi prendiamo questo, lo mettiamo così. Prendiamo questo e lo prendiamo così. Vediamo già la forma che abbiamo ottenuto, ci fa capire dov'è che andremo a finire, qualcosa di simile a questo. Andiamo a riaprire i nostri fogli che a questo punto sono stati piegati nel modo giusto. Andiamo a aprire e ce ne appoggiamo qua sul tavolo, qua dove abbiamo questo ampio triangolo con una specie di tasca. Questo ce l'appoggiamo così, l'altro invece ce lo appoggiamo in questo modo. Ora, questo foglio che noi abbiamo già prepiegato andrà a infilarsi così, guarda, questa grande tasca, e piego e ci andiamo a infilare dentro, benissimo. Quest'altro si andrà a infilare sotto quest'altra tasca, quindi quest'altro lo prendiamo, lo pieghiamo e lo infiliamo dentro. Ora ci rigiriamo dall'altra parte, prendiamo, ci andiamo a infilare così dentro, perfetto, e prendiamo quest'altra punta qua e la andremo a infilare sotto qua, quindi prendiamo la punta, quest'ultima punta, la prendiamo e la andiamo a infilare così all'interno e abbiamo ottenuto la nostra stella ninja. Questa è fatta di fretta, se la fai con più cura ti verrà meglio, queste con fogli di carta, queste invece con carta da bacco, se no carta da origami, ti possono venire delle bellissime stelle ninja colorate in questo modo. Buon divertimento!